Simone Saporito, ex presidente della provincia facente funzioni, sindaco di Petilia Policastro. Sindaco, per noi è una grande vincita questa, dopo tantissimi anni. Beh, finalmente dopo quasi 30 anni, perché la prima volta si parlava di questa strada con la provincia di Catanzaro. Poi sappiamo tutto, il 2004 sono iniziati i lavori, sino ad oggi, sino al momento fatidico dell'apertura finalmente, quindi accorciare le distanze di Petilia, ma di tutto l'Alto Marchesata, quella che è Crotone, la città capoluogo di provincia, la sede della prefettura, dell'ospedale più vicino. Vuol dire per tanti pendolari finire un percorso, è una tragedia, un calvario che dura da 20 anni. Siamo tutti contenti e soprattutto soddisfatti che finalmente col nuovo anno, questo è il segnale più concreto di quella che può essere la rinascita e la ripresa del nostro territorio. Sergio Ferrari, ecco, nuovo presidente della provincia di Crotone, e si trova proprio oggi a inaugurare questa arteria molto molto importante per l'entroterra, diciamo, del crotonese. È una gran bella vittoria, presidente. Beh, io direi, insomma, che se il buongiorno si vede dal mattino, diciamo che è una bella giornata per l'azione amministrativa e l'amministrazione provinciale. Per me è la prima uscita istituzionale che coincide con l'inaugurazione di una opera pubblica di straordinaria importanza per il territorio non solo provinciale, ma oserei dire regionale. È chiaro che tutto questo è possibile, cioè io oggi ho l'onore di indossare la fascia e tagliare il nastro, ma è evidente, insomma, che ciò è possibile grazie al lavoro posto in essere, messo in campo, e agli sforzi fatti da tutti coloro i quali mi hanno preceduto, dai presidenti che mi hanno preceduto, dai facenti funzione, dagli assessori, dai delegati e da tutti quelli che hanno messo in campo l'azione amministrativa affinché ciò potesse essere realizzato. Gran bella vittoria. Sì, diciamo di sì. Con protezione per Cristo nostro Signore. La benedizione di Dio onnipotente, Padre, Spirito Santo. Bene. Quindi questa strada era l'ideale e dobbiamo dare un forte ringraziamento, secondo me, all'ex sindaco di Crotone, alla costanza che ha avuto per portare avanti il tutto. Comunque è bene tutto quello che riesce bene. Io volevo fare complimenti alla provincia di Crotone, quando era di prima categoria, non della seconda fascia. È stato la provincia che ha fatto veramente lavori per oltre 13 milioni, poi sappiamo come è andata a finire. È finita. Oggi siamo contenti, auguri a tutti. Sì, sicuramente è un traguardo importante, si lascia semplicemente che purtroppo per vari intoppi il tempo che ci è voluto, che si è reso necessario per l'apertura di questa strada, è stato veramente troppo lungo, però alla fine sembra che ce l'abbiamo fatta. È importante, oltre naturalmente a questo traguardo che oggi appunto siamo venuti qui ad apprezzare, che vengano anche mantenute quelle che sono le altre strade provinciali. In questo senso è importante che la provincia, e mi auguro che il presidente Ferrari trovi il tempo di farlo, come purtroppo non lo hanno fatto i suoi predecessori, mi diano precise informazioni sui fondi che sono stati stanziati in legge di bilancio del 2019 per le strade provinciali di tutta Italia e che fino al 2033 vedranno attribuita alla provincia di Crotone qualcosa come circa 4 milioni, di cui ad oggi non sappiamo come siano stati utilizzati. Quindi l'augurio è naturalmente quello della massima trasparenza. Armando Foresta, già, insomma, sindaco di Mesoraca, già consigliere alla provincia di Crotone. Armando, finalmente, diciamo, che questa strada si apre dopo varie vicissitudini, dopo quasi un chilometro e un milione a chilometro, insomma, dovremo parlarne fino a domani, ma siamo contenti che oggi sia. Sì, non ti nascondo che, vista la mia situazione di salute nella quale mi trovo, io stamattina non dovevo essere qua, però ho voluto onorare l'invito del presidente Ferrari, che ringrazio pubblicamente
e mi sembra doveroso esserci perché ci sono stati anni di sacrifici. Io ho speso gli ultimi 5 anni della mia esperienza amministrativa e politica alla provincia battendomi per questa strada, perché da solo ho dovuto cercare di fare quel lavoro che oggi ci permette appunto di godere questa bellissima giornata. Per le nostre popolazioni rappresenta qualcosa di straordinario, accorciare la distanza, risparmiare i costi, dare la possibilità a un 118 di poter arrivare in tempo utile. Salvare qualche vita, credo che sia la soddisfazione più grande per un umile amministratore come sono stato io. Sì, fammi dire però un'altra cosa, hai detto giusto per la strada, per l'attesa, però fammi dire un'altra cosa che è tra la realtà e la polemica. Sai che cosa sto vedendo stamattina? Allora, la gente che c'è qua è l'ultima generazione che è stata intorno a questa strada. Probabilmente nessuno di questi conosce cosa sia diritto al mare. La generazione nuova non sa che diritto al mare è all'inizio di questa storia. Cioè, 20 anni fa, diritto al mare ha chiesto questa strada. Adesso le persone che sono su questa strada non c'entrano assolutamente nulla con la storia e la lotta che abbiamo fatto per questa strada. Però, insomma, queste sono polemiche. Io sto vedendo gente che vuole solo saltare sul carro dei vincitori. Sto vedendo gente che si fa intervistare e dice solo ed è soltanto fesseria. Quindi siamo un po' delusi di questa cosa. Ne potremo parlare fino a domani, no? Però è chiaro che, insomma, diciamo che la denuncia che abbiamo fatto anche in altre sedi, anche oggi, riguarda questo, ma forse la cosa migliore da fare è accettare questa, no, questa vittoria. Ecco. Certo. Per cui siamo contentissimi per tutti quelli che abitano da questa parte in poi, diciamo, verso l'alta collina, che oggi si è aperta questa strada. Certo, è chiaro che si è aperta una possibilità, è una strada che ci avvicina sicuramente alla civiltà. Diritto al mare non sta altro che per esigenza di andare verso quel mare delle opportunità che era rappresentato da Crotone. Noi praticamente Petilia, Mesoraca, sulla sua destra alla montagna, sinistra a montagna, dietro a montagna, l'unico sbocco per noi è il mare, dove ci sono le istituzioni migliori, ci sono gli ospedali. Tu pensa che per arrivare all'ospedale impieghiamo un'ora e purtroppo abbiamo le stesse cose che hanno alcune popolazioni dell'entroterra africana. Sindaco Parise, allora Mesoraca c'è, l'apertura di questa arteria è di fondamentale importanza, come dire, con poche parole, il pensiero tuo. Ma il mio pensiero va sicuramente all'apertura della strada, che è una grande opportunità per le nostre comunità, per il marchesato tutto. E quindi sicuramente sono felice per il risultato raggiunto e per aver portato a termine quest'opera. Sicuramente questo è il risultato, il risultato che hanno perseguito le associazioni, hanno seguito ex sindaci, ex presidente della provincia, e quindi ne sono contento. Dall'altra però, altrimenti la gente non ci capirebbe, bisogna comunque fare un'autocritica e interrogarsi come è possibile che per fare pochi chilometri di strada, realizzare pochi chilometri di strada, si debbano ancora impiegare 17 lunghi anni. Quindi questo dobbiamo interrogarci, dobbiamo chiedere scusa alla popolazione per tutte le lungaggini che ci sono state e fare tesoro per le prossime opere. Presidente Talarico, cosa vogliamo dire su questa apertura di questa arteria davvero molto importante? Ma io mi sento, devo dire la verità, come un papà che dopo 17 anni ha un figlio che è cresciuto, perché questa strada nasce dalla giunta che presiedeva all'epoca, grazie all'accordo con la Regione Calabria, in modo particolare l'assessore Misiti, che mise a disposizione un finanziamento nell'ambito degli accordi quadro. E quindi progettiamo e ideiamo questa strada, poi io andai via nel 2004 e chi venne dopo di me ebbe il compito di fare la gara e di mettere in moto la macchina, che è stata molto tortuosa. In verità ha ragione quando dice che ci è voluto tanto tempo, però oggi
diciamo che questa è una delle arterie di mobilità più importanti che c'è la provincia di Crotone e credo che vada adesso utilizzata positivamente per il Petirino. È una risposta che diamo dopo tanto tempo al Movimento Diritto per il Mare, che ebbe con me una interlocuzione molto stretta prima che arrivasse il finanziamento, e quindi devo dire che la scelta amministrativa della provincia all'epoca nasce anche da questa indicazione che Marcino Medaglia come presidente mi diede in questa direzione. Beh sì, durante il mio mandato alla fine l'ultimo passo, diciamo, è toccato a me nell'ottobre del 2020. E comunque oggi inauguriamo un'opera importante che è diventata un'opera di tutti, non solo di chi ha contribuito, ma soprattutto di quei cittadini che da anni, forse troppi, e qui oggi la politica e le istituzioni devono anche saper chiedere scusa, attendevano quest'opera che collega tutto un mondo del nostro hinterland provinciale alla città capoluogo, insomma. Quindi è un'opera importante per tutti.